Allegri è impazzito, ha detto boh, se non lo faccio adesso. Dovremmo essere in live, Manu, vai a controllare. Vediamo. Questo con il PC mi apprezza. Incredibile. Ah, eccolo qua la cosa che avevo saltato. Allora, leggiamola, visto che sotto... i tag sotto stanno. Li leggi tutti per favore, per sicurezza. Anime, VTuber, V-Streamer, GDR, no spoiler, italiano. Ok, quindi non devo rimetterli, perfetto. Comunque, ora leggerò questa cosa che riguarda questo titolo. Siamo tornati ovviamente su quale titolo, Manu? Unravel, esatto. Leggerò questa cosa che avevo saltato ieri, che è un ringraziamento da parte degli sviluppatori di questo titolo. Allora, benvenuto a Unravel. È sparito, è maledizione. Vabbè, ce l'ho salvato, tranquilli, ce l'ho salvato. Ora recuperiamo tutto. Veloce. No, io pensavo che rimaneva e spariva quando decidevo io, invece no. Allora, eccolo qua. Allora, benvenuto a Unravel, un gioco creato da Coldwood. Negli ultimi 2 anni e mezzo abbiamo messo il nostro infinito amore in questo gioco. E qui, e fin qui è tutto chiaro. E non vediamo l'ora di poter finalmente condividere tutto questo con te. I giochi possono avere un grande potere e proprio attraverso un gioco, persino uno studio piccolo come il nostro, ha avuto la possibilità di parlare al mondo intero. Tenendo questo bene in mente, abbiamo capito che il modo migliore per comunicare era farlo con il cuore. Unravel è nato partendo da questi presupposti e proprio per questo motivo tratta temi quali l'amore, il desiderio e i legami spezzati. Ora finalmente potrai averlo tra le mani. Fanne ciò che desideri. Siamo estremamente felici e onorati per tutto il supporto ricevuto e vogliamo ringraziarti per questo. Grazie anche per leggerci. Speriamo che il gioco ti piaccia. Beh, un messaggio carino da parte degli sviluppatori, non credi? Ah, sì. Non tutti lo fanno. Non te vedremo mai una roba del genere da parte della Ubisoft? Beh, in passato la Ubisoft ha fatto giochi comunque indie. Dove hai ringraziato? Oddio, ringraziato non te lo so dire. Vabbè, ora vediamo un po' dove andremo a finire. Ah, sì. Ovviamente facciamo continuo, facciamo, ricominciamo tutte le volte. E Voglio. certo. E ricordiamo tra l'altro che mercoledì riprenderà la NAL Tournament, con la prima semifinale. E chi ci sarà nella prima semifinale, Manu? Ci sarà qualcuno. Esatto. E questo qualcuno sarà Cas contro Venti. Cars contro E Venti. vediamo fra i due chi riuscirà a farla franca. E chi sarà soppresso. Si vede il gattino rosso? Allora, il primo livello l'abbiamo fatto, anche il secondo. Tocca al terzo, palude di bacche. Voi siete mai stati in una palude di bacche? Tu, Kars? Guardalo lì come se la tira, Kars, eh? Te l'ho trovata io la donna della tua vita. Smettila di tirartela, sii umile. No, ero concentrato a staccare gli antifurti, Non fare come Kars. Paolo Brosio, non fare come Paolo Brosio. Non che fa valutazione. Te lo dice Manu, te lo dice. Pippava Bamba? Cosa? Dove va Paolo Brosio, Manu? Va? A Lourdes. Va lì. Ah, lì. Cosa, Garza? A Lourdes Sì, con te? va. No, con me non di sicuro. Ma forse era Međugorje che era andato.
Beh, è dell'Alhambra. stato tutto Fatima, Surd, Međugorje. Che lui in passato era un Kars. Magari un giorno anche Kars andrà a Međugorje. Allora, esaminiamo. Perché mi fa andare lì sopra? Dove ci fi Come dove finisco alla fine? Dove finisco alla fine, Manu? secondo il vostro parere, secondo te quale sarebbe il mio problema col PC? Perché in questa settimana non ho dato problemi, adesso stasera invece non voglio più lavorare. Allora, più che il monitor che mi dà comunque DBI no signal, nonostante ci sia il cavo come in queste settimane. Hai provato ad attaccarlo da altre parti? Sì, Cosa? Il PC? no, dico il cavo dello schermo, attaccarlo da altre parti. Io sono un PC in casa, cioè un altro monitor, intendi? No, dico dietro il computer tuo, non c'è qualche altro attacco che puoi sfruttare? HDMI ce n'è solo uno perché è un PC assemblato. Se no c'è l'attacco DVI classico, quello a due teste. Caso dispendioso il tuo. È una rottura di cazzo, non è un caso dispendioso. Sempre più in alto. Dove andrò a finire? Su. Al sud? Lassù. Non sei usato con io. Domani guardo un attimo col compressore, perché queste settimane da quando avevo attaccato l'adattatore non mi ha dato mai più problemi. No, ce l'ho arrivato. Vai su. Non ci incischi, vadi. Che fai, scendi? Faccia il furbo. Qui c'è un Capito. collezionabile, mi sa. Sento puzza di collezionabile. Però mi continua a dare DVI no signal. Domani magari provo a collegare il PC al televisore, vediamo. Perché non sali? Maledetto. Colpo ma seccato, che cazzo era, madonna. Torna dove stavi prima, dai. Vabbè, niente, mi autodistruggo. Si era impallato Sì. tutto. Allora. Fammi tornare al punto di prima. Era qui vicino, vediamo se questo dondoliamo. Allora, pezzo di merda, vai. Ma che mira c'hanno, Cristo?
Ecco fatto. Meno simbolicamente l'abbiamo preso. Ora asciughiamo quei nodi e proseguiamo, che dobbiamo sprecare cavo inutilmente. Il cavo costa, c'è crisi. Aia. L'avrà dato per preso. Lo te in mano. Dobbiamo andare a controllare, ho capito. Sì. Micidiale, ti becca pure da 3 km, ma qua cazzo è possibile? Te l'aspettavi, eh? Sì, ok, l'ha dato per preso. Seguiamo la nostra avventura. Come hai detto che si chiama questa creatura, Manu? Io non l'ho detto in realtà. Ieri non me l'hai detto? No. Ah, ok. Ora però lo cerco perché l'avevo detto. E tu mi confermi che Unravel non è il nome della creatura? No. Preso, figlio di puttana, accampamento preso. Vai. Muori, figlio di un cane. Chi ha una pallotta in testa è fin poco per te. Chiama Yarni. Yarni? Sì. Cazzo, lo raggiungo.
Umano, hai capito? No. Allora, proviamo a fare il fiocchettino a questo. Ciao Luis, come stai? Quanto tempo sei? Che mi racconti, ragazzi? A posto? Tutto bene? Spero di sì. Bene, bene. Sto vendendo un po' di cose su YouTube, no, scusa, su Subito Vinted, vendo anche video grappa che ho interessato. Ti lascio un attimo il link dello shop. Se vuoi dare un'occhiata. Ti ricordo anche che io collaboro con il negozio Quattorino Penis Games, se volessi comprare qualcosina a tema nerd, anche articoli regalo, magliette, cose, mettendo il codice dal sito Caspraticus, 5% di sconto sul complessivo, sull'articolo. Lampade, zerbini, magliette, gadget, Dai! tutto Ehi là! quello che volevo. Sì, quello lo uso Comunque, per. grazie di essere passata, anzi. Se vai sul mio. Da subito, se vai sul mio profilo, Poi, direttamente se dovessi clicchi sentire su sola, noi siamo contatto. qui, eh. Sono in chiamata con Manu e Ho con il quello di nostro dirti. anal marketman. Lavora sempre, Ho signore. detto bastardo, ma come faccio a raggiungerlo? Sì, quella è il link che uso per entrare. Tiro, Poi va sul mio tiro, tiro la profilo. porta. Vogliamo prostituire le nostre donne, ma ci penso io, Tiro, dai. tiro la corda. Quello è solo il link d'apertura con tanti cassi lì, nel caso vi interessasse una porta col vetro ancora antico degli anni 20 del secolo scorso, ovviamente. Però a parte quello, vai, clicchi direttamente sul mio profilo di subito e ti escono poi tutti i link. Tipo una vaporiera, per fare succhi di frutta, di centrifughe, di frutta e verdura, i vini anche. Poi se vuoi per i vini contattami pure su Instagram, se c'è tutto quello che ho a disposizione, ultimamente ne sto vedendo un po'. Devo capire Quindi. bene il meccanismo qui, devo essere Ti rapido. importa. Uno smartwatch nuovo. C'è uno smartwatch ancora cifrato nuovo, varie scarpe, vestiti, eccetera. Tanti articoli comunque. Sto iniziando a capire. Quindi faccio così, lo incasso. Hai visto? Eh sì. Tu invece che combina di bene in questo periodo, Luis? Ah, devo cercare di incastrarlo quando il legnetto me lo avvicino, capito? Ok. Il canale stasera su da play perché c'ho il PC che ogni tanto fa i capricci, però per il resto ho appena fatto i 3 anni del canale, tra poco di nuovo il mio compleanno e quindi pensavo di Sarò neppure vicino, fare mi hanno detto corrido. anche e pensavo di fare una bella live mercoledì l'8 marzo, una bella Yakuzatona bis. Live sono 18 ore di maratona. Volate, Me lo volate. avvicino, questo bastardo. Ah.
Riproviamo. Vai su, vai su. Avvicinati, avvicinati. Ma ah, buono, è un ottimo hobby, devo dire. Ok, se fai così lo tiri, va bene. Vale pure da qui? Vediamo un po'. Okay. Non hai capito perché cattivi questi giochi si mettono sempre vicino ai barili esplosivi, così si vede che si diverte. Già. Avvicinati, dai. Tutte e quattro salvate, oh, ok. Adesso non dovranno più prostituirsi. Ma se lo leggo lì... Eh no, sono da play purtroppo. Quando sono da play... No. Purtroppo da PC è una rottura di casa. Se PC non collabora e senza alert, purtroppo sono penalizzati. Allora, andiamo di qua. Stai qui. Ora io ti leggo. Vabbè, minchia, un po' di ottimismo, signora. Ottimismo, ragazzi, li salvati tutti. Sono riuscito. Comunque, okay, forse ho capito l'ordine. Sono quasi riuscito. Far Cry 4 mi sta piacendo tanto. Anche l'ambientazione in particolare mi sta incuriosendo. Un po' di che ti ho salvato il culo. No, l'ultimo è il 6, questo è il 4, è addirittura per PlayStation 3, se non ricordo male, è uscito nel 2014-2016. Bloccando le ultime basi, le ultime impostazioni. Il primo va fatto qui. No, non qui. Sopra. Ok, il secondo fiocco va fatto qui. A Formula 1 no. Ci ho giocato solo in quel periodo, basta. Giochi di motore ultimamente vorrei giocare un po' a Ride 4 più avanti. Mi sono fatto il PlayStation Plus, quello Premier. No, quello Premium. E adesso purtroppo ho dovuto giocare solo un tot, ma adesso me l'hanno bloccato, quindi. Anche questo qua, Far Cry 4, è compreso nel Premium. Quindi dove sono andato? Ottimo, ho fatto un bel investimento. Tu non passavi da un annetto buono forse, anche di più. Mica di Formula 1, sì, si parla fino a di maggio dell'anno scorso. Troppo lontano. Tu ci sei nel mio gruppo Telegram, Luis, mi sembra di sì, vero? Ah beh. Come mai non giochi più la play da un anno? Perché ti sei rotto, ti sei rotto due palle o... Dipende. E avvicinati. Ok, perfetto. Allora vedi sempre i movimenti che faccio, anche i bottiglie di vino che sponsorizzo anche nel mio gruppo. L'hai rotta incazzandoti come? Ma lo troviamo, alti, tranquillo. Ti hai ficcato un pugno?
Cosa male è successo? Sento Cass parla di cosa. Ah, beh. Hai lanciato un gioco dal balcone contro il muro. Perché sono di gente che almeno ha spaccato due joypad anche della Play 5. Io non ho mai spaccato un pad in vita mia perché so che poi lo devo ricomprare io con i miei soldi, quindi col cazzo che lo spacco. Mi rompe paga. Esatto. Quindi al massimo ficco un pugno sul tavolo. Allora io lo metto qui. Qui vicino. Adesso lo leggo, bello corto, che rimane qui e non se ne va a largo. Adesso salgo qui sopra. Ok, forse stavolta ci siamo. Ho buttato la preda al sesto piano, sì, non ci credo. Bestemmiata, come si fa? Ma l'acqua non sta. Che ha lanciato la play dal sesto piano, non ci credo manco solo vero. Bestemmiando sì, ma lanciando la play dal sesto piano. Ora mi compro la 5, vabbè, da troppo. Ti sei visto Sanremo anche Luis? Sì, dal sesto piano lanciare la play con la gente che c'è sotto, ma non ti credo, dai, è pericoloso. Ma poi a FIFA cosa facevi? Vincevi 5-0 e hai perso 6-5, scusa. Raccontami un po' l'episodio, va, che voglio farci chiaro. Forse l'ordine giusto non è questo. Che ok, quello è vicino, ma l'acqua come facciamo? Sì. Allora. Ah, non c'è nessuno sotto casa tua, dove vivi, scusa? Rifacciamolo. Sembrava giusto Alti, ma a quanto pare non è così. Guarda, Stray. Proviamo. Dov'è? Ah, perfetto. Ah, in un paesino, ah. Ma tu dove vivi già che non mi ricordo? Sì, no. Collego sti due, vanno giù, poi come faccio? Allora. Andiamo da quest'altro. Ah, Reggio Calabria, ah, beh, sì, allora. Sì. Ah, sì, mi ricordo adesso. Hai detto. Collegare prima questo, poi questo e poi apriamo questo. È successo che mio cugino mi aveva venduto tutta la roba di giocatore, di tutto, ma ok, posto, alleluia, andiamo a trovare l'ordine giusto, vedi? Darmi il nastro. E oh, che cazzo, ne risolvo uno e già un altro? E quando, a devo portarlo su per caso. No? E poi mi è tu scherzetto, cioè? Mi sa di sì, devo portarlo con me. Dai, dai, un po' di forza! Ce la fa. Dai, dai! Thank you.
Come faccio? Ci serve questo. Proviamo a scioglierlo e a tirarlo direttamente. Ne risolvo uno e subito dopo ne arriva un altro. Sì. Mi danno il tempo manco di fare mezzo metro. Dai, vai di qua, su. No. Dai, dai, dai. Alleluia. Lo so, però stai attento che stiamo grossi. No, già. Beh, morto. Fantastico. Forse dovrei stare sopra il macino. Tu non credi, Manu? Riproviamo. Questo è finto. Ah, eccolo qui. Ma questo non c'era, non l'avevo notato prima. Ah, ma quello è caduto da sopra. Non serve a niente però. Mica riesco a sollevarlo. Direi proprio di no. Questo qui, questo macigno qui mi serve. Olè, addio. Inculato. Come si fa? Deve essere rapido, prima che vada laggiù. Fai fuori tutti gli allarmi e poi te li inculi tutti piano piano. Buongiorno. E come faccio a stai lì? Tu hai giocato mai Far Cry, Luis? Allora, qui c'è questo per appendere. Perché mi serve? Punto servirà qualcosa. Domanda a cosa? Giustamente. Mi sa che è impossibile farlo prima del sasso. Ricordi qualcosa, Manu? No. Secondo me è così, non è sbagliato. Fammi sapere. Tipo di scarpe. È troppo veloce. Sì.
dubito fortemente. Però voglio provare se riesco a starci sopra senza allora essere colpito. Secondo me sì. Devo capire il punto giusto. Secondo me è quello. Che non vuole che prendo l'altro sasso e lo porto qui, però l'altro sasso non so come fare. Aspetta, no, forse c'è il significato. No, forse ho capito. Vedi? Ho creato il percorso. Ecco qua, vedi. Non poteva essere per così buttato lì l'altro sasso, doveva servire a qualcosa. Tutto torna, Alti, tutto torna. No, cosa c'era lì? C'era qualcosa lì. Aspetta, vediamo se posso tornare indietro. Vedi, c'era qualcosa. Sì. Io ripeto, anche se non prendo tutti i collezionabili, però ho l'impressione che c'è qualcosa, non me lo prendere tanto per. Il resto, disse. No, qui c'è morte. E infatti sono preparato. Massi non posso prendere niente. No. Ok. Aia, perché c'è la morte lì. Questo va riutilizzato, vediamo. Via, brutte mosche. Dai, non riesco a fare un cazzo così. Fuori dalle palle. Anche di là. Sì, ma questo è mosco che rompono i coglioni, eh. Mi rallentano i movimenti questi bastardi. È possibile che non c'è qualche altro incendio? Forza. Non so come lo tiro. Ok, ci siamo. Dai, vai giù. Dai, ci siamo. Thank you.
quel masso, non me l'aspettavo che cadeva così. Allora, cosa c'è qui? Devo attivare questo. E lo facciamo anche qui. A posto. Sassi. Prendere quell'oggetto là sotto. Si fa macchinoso, eh? Cosa c'è? Cazzo. Allora. Non ce la fa. Ok.
mi convince tutto questo. Ah, qui si può arrampicare. Sprecavo troppo cavo, però. Non ho molto le idee chiare qui. Cosa, Manu? Ascolto un vocale, aspetta. Riproviamo. Questo è pirla? Sì. Non molla, Io bevo wood, non può essere. Spinge lì, ma non abbastanza. Non è che qui dentro c'è un altro masso, io non lo vedo. No, ok. E invece sì, eccolo, ce n'era uno nascosto. Ah, vedi? E ora ha senso, perché lì c'è un affare per aggrapparsi che era nascosto. Due, la terza non esce.
Però era un collezionabile, non è per andare avanti. A meno che questo oggetto non devo utilizzarlo in qualche modo. Non penso, Mi era solo per quello? Sì. A me che cazzo me ne frega, io voglio andare avanti nel livello. Avanti nel livello. Cosa, Alti? Vabbè, io sono concentrato. Cosa ti aspettava? I trick and track. Sanremo, forse. I trick and ballack. Quelle che ci mettiamo a cantare. No, non conviene. Sanremo è finito. Sei mansueto, cazzo. Poi arriva la polizia e ti arresta. Ora poi sei un uomo sposato, devi comportarti bene. Sì. Far soffrire tua moglie. Lo sai, Alti, che Cars si è fidanzato? Vuoi vedere la donna di Cars? Alti? La dolce metà del nostro Cars? Gli altri due, dice lei. Quindi lei parla di me. Stavate parlando di me? Alti, vuoi vedere? È una streamer, eh? È una nota streamer milanese. Mi verrebbe da pensare che lo devi legare lì, lo devi slegare di là e dondolarti per andare verso lì. Ma vediamo, vediamo. Un attimo che mando la donna di Cars ad Alti. Vediamo cosa ne pensa. Adi, vadi a vedere. Vai a vedere anche il suo Instagram. Questa è la donna con cui da oggi in poi il nostro Cars si accoppierà. Va a vedere il suo Instagram. Questo è tutto scemo. Ma chi? Cars? Poverino, ma, che dici queste no, cose? No, il pirla che mi manda delle gif che non capisco. Che non ti manda il suo pene. Quello. No, mi manda delle gif che non riesco a capire. Ti piace, Alti? Ti faresti un pensierino? Ti faresti stritolare dai suoi possenti muscoli? Allora io ti direi, legalo lì. Aspetta, aspetta. Tu dici sopra, in cima? Mi viene da pensare, perché sennò non riesci a saltare, vero, fino a là. Tu dici legalo qui. Sì. Poi sto stronzo scende, non mi dondola. No, ora sì. Aspetta. Ok, sì, sì, posto. Posto, posto. Era l'unica soluzione. Sì, 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 giusto così. Diciamo che mi sono fatto trarre in inganno dai massi sotto, ma quelli erano solo per il collezionabile. Ok. Adesso con calma scendiamo qui senza farci ammazzare. Stecchetto. Le solite musiche di merda. No, stai su. Troppo tardi. Maledizione. Fare, cazzo.
dovresti andare sull'altro lato, farlo alzare. Che le zanzare mi rallentano, capito? Non è facile. Quello lo so. Lo penso. Rallentano un casino i movimenti quei bastardi. Donna, è difficilissimo saltare in modo decente con questi schifosi che mi rompono le palle. Non vorrei che devo fare qualcos'altro. Però non mi viene in mente niente. Questo stecco non lo posso muovere. Quindi devo spiegarmi se non sprofondo. Qui che altro posso fare? Non posso fare niente. Ah, posso usare come arma per allontanarli. Hai visto? Eh sì. Giustamente. Ho provato a vedere se riesco a saltare. Ok, ce l'ho fatto. Cosa, mano? Cars. Se l'è spolpato. No, i Far Cry mi piacciono, no? Quelle sì, giochi sì. Senza antifrongoli che però scorrono veramente Sì. Tranquilli. Ah, no, è vero. Quella vena quel fine ma non impegno. Quella vena tamara. Tra l'altro nessuno che vuole farmi dissetare, eh? Tutti mi fate morire di sete oggi. Aspetta. Alti arriva, l'aituccio, intanto io muoio di sete. Che carino, Bevi. Questo è il tuo modo di volermi bene, Alti, eh? Farmi morire disidratato, meno male che c'è in mano. Che mi fa bere un po' di prugna, un po' di sana prugna. Un po' di prugnetta. Domani ho il ribes nero. No, appunto. Un bel no. Perché non merito di bere, secondo Alti. Grazie. Una sorella molto affettuosa, Alti. Vabbè, riprendiamo. Secondo me quando ci giocheremo insieme nel 2 ci rincoglieremo un casino questo gioco. Allora. Cioè, cosa c'è qui che non ce la fai? È un masso. E vabbè. Quindi? Qua non si passa. No, devi andare su. Tira.
Sì? Ma quanto stai di punti? Tanto qua che mi incoglionisco. Che ci sta capendo una mazza. Lassù c'è un aggancio. Come cazzo non lasciarlo? Ci riprovo. Ma non è che quello devo trascinarlo, non so, forse fino a qui, creare una specie di catapulta. Mi spinge fino. Hai capito? Come una catapulta. Ora ci provo. Poi qui c'è un masso, avrà un significato questo masso. Eh sì. Nulla è qui per caso, esatto. Proprio così. Dalle palle, via! Alleluia, fratelli!
riusciti, fratelli e sorelle. Finalmente stiamo proseguendo. Alleluia, alleluia. Schifo immondo, sempre pronto a rompermi le balle. Via, via. Hanno preso mangiafiamme. Spingi, spingi. Non ce la fa. Non ce la fa, non ce la fa. Alti. Hai mangiato pesante oggi, eh? Bel ruttino. Domenica. Eh sì. E domenica anche per altri. Allora, questo qua adesso lo leghiamo. Che vuol dire? Magari è così potente che lo sentiamo passare attraverso la distanza. Sa come sei tu, no? Non vuoi saltare in aria, ma ci penso io con la ciabiamme. Quel colpo di mortaio, fidati che prevendo. Non ti sottovalutare, non ti sottovalutare. Prende creature. Ole. Ole. Facciamo tutti di buttare con un colpo mortale. Bam! Cara libera tutti. L'ultimo avamposto liberato. Come si vede che Cass è un pacifista, che giochi sempre a giochi pacifici e tranquilli. Bravo Cass. Giocare al dottore, ma non c'era la pazienza. Vabbè, ti sei sposato da poco, piano piano recupererai. Ah, ok, quindi devo fare il solito tappetino elastico. Oppure no? No, forse no. Là si muore. Allora, vediamo un po'. Intanto riapriamo quello. Non si può andare. Ah, ora posso farlo. A posto. La domanda è adesso? Yeah, this is...
stesso. Proviamo a fare qualcosa qui. A posto. Guarda quanti. Filmato, sì. Madonna. Dolce Bruzzi. Ah, bravi, bravi, andate con l'alce, andate con l'alce. Adesso, prima che Alti possa riscattare qualsiasi cosa, è arrivato un momento magico. Alti, che momento è arrivato adesso? Bacio, bacio. Dai, buono, tu hai pensato a tua moglie. Vediamo se Alti ha capito. Alti e bassi. Esatto, esatto. È ora di un po' di gossip, di sano gossip. Post Sanremo. Vediamo, quello che spunta spunta. Non ti emozionare. Allora. Ma intanto Manu, preparati che fra un pochetto potrebbe arrivare il secondo Avatar, eh? Perché lo stanno trasmettendo al cinema qui della mia chiesa. Buono, buono. Di già. Eh beh. Prima o poi. La chiesa da pensi. Cosa, Gas? La chiesa può per i forti. Addirittura fa vedere i film al cinema. È ovvio. Bergoglio ci nasconde qualcosa. Dici? Qualcuno fa il furbo? Ah beh, da quelle parti sicuro. Allora, vediamo un po' di articoli simpatici. Vaffanculo. Andiamo a fare questa missione per il pazzo, che mi ha rotto Geco io. Un costante spam di Ortega, l'attrice di mercoledì, ovviamente. Ah, ecco qui l'articolo che volevamo. Un articolo su Mengoni. La famiglia di Marco Mengoni è composta da una mamma e un papà. E non è mai cambiato niente nella loro vita e soprattutto nel loro fisico. Lui è fiero di entrambi e di essere il figlio. Per noi aveva già vinto, dicono i suoi, con grande affetto. Ve l'aspettavate? No. Comunque, l'articolo dice Ronciglione, detto il... puntini puntini, il paese di Marco Mengoni, è in festa da giorni. Sotto in mano come è detto Ronciglione, puntini puntini. In che senso? Oh, qui è scritto Ronciglione, detto puntini puntini, non c'è detto altro. Non saprei. Come sono chiamati gli abitanti di Ronciglione? I Ronciglioni, penso. Saranno dei Ronciglioni, sì. Sì? Ronciliesi, Ronciglionani, Ronciglini. Secondo te, Alti? Come sono detti i Ronciglioni? Gli Alti di grande cultura. Abbiamo solo che da imparare da lei. Allora, il paese di... Manu, di... Marco Mengoni, l'articolo su di lui. Ah, ecco, cos'è oggi questo paese? È in... In lutto. È in festa. Ma perché il lutto, scusa? È in festa da giorni. L'apice ieri sera, quando il loro concittadino ha vinto per la seconda volta il Festival della Canzone Italiana, dopo aver seguito la diretta dal teatro, tutta Ronciglione ha urlato in festa con ricchi pasti gratuiti e fuochi d'artificio che sono durati per tutta la giornata di ieri e di oggi, ma anche gli abitanti dei comuni limitrofi.
Cosa, Manu? È andato lì e ha recitato la famosa frase: "Mi avete preso per ronciglione". No, se no. Allora, Comune di Tiene si è riversata in piazza fino a tarda notte per festeggiare l'autore di Due Vite. Ha vinto due volte Sanremo. Sono emozionatissimo, dichiara Papà Mengoni al microfono. E coincidenza, quella che appunto è la consorte del marito e madre del figlio, ha detto: "Non abbiamo ancora parlato con Marco. Sappiamo che ha molti impegni tra interviste e sala stampa e non ci siamo ancora sentiti. Però abbiamo scoperto come ha fatto a vincere tramite un oggetto chiamato televisione che abbiamo visionato con grande attenzione", dice la madre. Bava. Incredibile. Ma sai come? Magari lì la tecnologia è arrivata in questi giorni. Vabbè, in provincia di Roma non è che siamo in Siberia, voglio dire. Magari fino a ieri stavano con la radio, non lo Sì, negli anni 20 so. forse. Comunque, comunque. Siamo negli anni 20. Vabbè, Sì, negli anni 20 si magari conoscono. dove stiamo noi non siamo negli anni 20, magari lì sì. Comunque, emozionato e felice anche il vincitore, e cioè Mario Mengoni, il sindaco di Ronciglione e cugino di Marco. Ah, vabbè, ma è tutta una famiglia qui. Ha detto: sono felice di mio cugino e sono soprattutto felice di essere il sindaco. Ma che cazzo? Finché Marco non ha cantato, virgola. Era. Che vuole dire? Cantare normale o ha fatto la spia? Comunque, Ha cantato, canarino. eravamo in trepidazione. Poi abbiamo alternato momenti di gioia, d'ansia e paura e qualcuno si è sentito anche poco bene. Ci aspettavamo che fosse almeno nei primi cinque. È stato un momento intenso, anche se per noi aveva già vinto. Quando un cittadino ha due standing ovation da parte di un'orchestra e il pubblico, non puoi che esserne felice. Lo sarei stato anche io al suo posto. Ieri sera il sindaco ha festeggiato in piazza insieme a tutta la città e ai genitori di Marco, formati da un padre e una madre, e ha sempre portato in alto il nome. Cosa, Gas? Vabbè, di questi tempi in effetti non si può neanche dire. Genitore 1, Io non ho genitore detto 2. niente di offensivo, credo, Dovevi dire genitore 1, genitore 2. no? E vabbè, è scritto nell'articolo, che devo. Io sto leggendo le parole di un altro, non c'entro niente. Sono innocente, non lapidatemi. Comunque, i suoi valori non l'hanno cambiato nel corso di questi anni. È un professionista affermato che però sul palco ancora trema per i ricordi sgradevoli che ha avuto nel suo paesino quando veniva maltrattato per i suoi gusti sessuali. Sono Ah, comunque beh. molto felice e tantissimo grato al mio paese che mi ha dato tanto e che mi ha fatto crescere con valori sani e forti. E nessuno mi ha mai trattato male fin da quando ero piccolo. E il mio sogno era quello di fare. Cosa? Che cazzo? Il mio sogno era quello di fare la fata in uno show per bambini. Vabbè, ognuno ha i suoi interessi. Non è quello. Non è quello dei mostri. Le prime parole di Marco in conferenza stampa. E poi anche tu, Manu, volevi fare la fatina in qualche cosa. Io Sì? no. Tu, Gas? No. E ha poi aggiunto: "Le donne in questo Sanremo avevano delle canzoni incredibili, sono state vere figure mitologiche. Ci sono rimasto molto male nel vedere che nella cinquina non ci fosse neanche una donna. Uno dei miei collaboratori ha detto che è giusto così e mi ha detto vai avanti e non pensarci." Ha spiegato davanti alla sala stampa che questo trattamento lo trova sgradevole, ma nessuno ha detto nulla, anzi, gli hanno fatto un applauso solo quando ha parlato delle sue canzoni. Significa che dobbiamo cambiare ancora qualcosa nel nostro paese e che c'è ancora molto di marcio da sistemare. Questo è l'articolo su Mengoni. Sì, ma non c'erano delle canzoni sulle donne, ma se hanno reputato che non fossero belle quanto quelle degli altri, non è che sei uomo o donna, se una canzone è brutta è brutta. Vabbè, secondo lui almeno una donna doveva esserci fra i cinque perché è una cosa offensiva sessualmente, dice. Ma che cazzata è? Vabbè. Vabbè, comunque sia. Vediamo i commenti. Vediamo il popolo, no? Cosa dice il popolo sovrano? No, ho già paura, Allora, guarda. il signor Cocotoni dice: "Truffa vergognosa, come al solito a Sanremo, vomito e merda." Poi, Rosa Marumangi: "Ah, volevo chiedere dove si trova Ronciglione, il paese di Marco Mengoni." E uno risponde: "Nella bellissima, stupenda provincia di non so un cazzo," dice Maria Teresa Pugliese.
E poi Samantha Speranza. Marco, sei un diamante puro, come la tua anima, come la tua voce. Ti amiamo e ti vogliamo bene. Torna presto. Poi, Clarita, buona sorte. Bravo, bravo, bravo. Alla fine vincete sempre voi e mai i nostri. Poi, Chi vuoi? Chi vuoi e i nostri? In che senso? No, questa persona si lamenta che vincono sempre loro e non i nostri. No, non lo so, finisce così il commento. Poi, Silvana Pietranselmi. È un ragazzo davvero speciale, oltre che bravissimo. Voglio vedere, pensare che è un complimento questo. Manu ride. Poi, Rosa Rosellina. Complimenti, è stata una vincita, tra virgolette, c'è scritto meritata. Dite che questo virgolette è una casualità o ha un significato? Ha un significato. Poi, tutte donne tra l'altro. Rosanna Raspucci. Un ragazzo d'oro, si merita tutto il bene e il successo, e poi la sua voce è incantevole, anche se avrei preferito vincesse Anna Oxa. Poi. Vabbè, ma non si sapeva che avrebbe vinto il primo giorno che in testa. Paola Zucchina. Meritata vittoria, ragazzo sano, onesto e serio. Peccato per quel suo sgradevole vizietto. E non dice altro, quindi non... Poi sarebbe, scusa. Non lo so. Manu, secondo te? Secondo me... La passione per l'ornitologia. Ah, ok. Poi Antonella magari D'Avellino. Magari mangiano la i piatti. Complimenti ai genitori di Marco. Hanno un figlio speciale. Io lo adoro fino a che non hanno detto il suo nome. Aveva un turbinio di emozioni nello stomaco. Come ho sentito la canzone, ho detto vincerà lui. Canzone bellissima, per non parlare di lui, stupendo. Non puoi non volergli bene. È dolce, educato. Insomma, un bravo ragazzo. Tanti complimenti a voi genitori e soprattutto a te, Marco. Un po' meno per il sindaco, che l'ho trovato davvero sgradevole nel suo commento. Grazie di esistere. Poi vediamo un po'. John dice: una bella personalità, un bravo ragazzo. E poi ripete: una bella personalità, un bravo ragazzo. Mi ricorda molti Teletubbies. Poi, l'habitat del disturbo. Brutti, spocchiosi, arroganti, pezzi di escrementi. E non dice altro. Gentile. Poi. Giuseppe il Puffo. Infatti non è tanto la canzone, ma lui in tutto il suo spessore. Un artista pessimo da dimenticare. Spero che un giorno vinca qualcun altro, magari più normale. Boh, parlatene con Giuseppe il Puffo. Poi. Luca Innocente. Questo è chiaro. Si è sempre visto anche in TV che vincono i soliti. Mi piacerebbe vedere gente fresca, come quelli dei vecchi tempi. Quando è che ci sarà il ritorno di Ghinazzi? Fatemi sapere. Ma che Ghinazzi? Ma non è il pupo. L'ho detto. E questa è gente fresca? Freschissima. Guarda che è Carso che ha chiesto chi è Ghinazzi. Io ho detto pupo. Ma scusa, ma che cazzo dice questo? Vuole gente fresca? Ma Ghinazzi non è gente fresca. Ho capito che sembra un bambino, però sta invecchiando anche lui. Ghinazzi fresca nel senso del freezer proprio. Poi, Dina Campale. Meritava di vincere sia lui che tutti gli altri concorrenti. Mi piacerebbe vedere un festival senza perdenti. Che cazzo vuol dire? Scusa, una competizione normale che qualcuno vinca. È come se facciamo la Night Tournament e vincono tutti. Sì. Vabbè, ma che cazzo vuol dire? Allora non è una competizione. Anche la partita d'oratorio che è amichevole, comunque uno vince o perde o pareggia. Comunque c'è un torneo. Poi, Carla quella vera. Bravissimo, complimenti, anche se non ho ancora capito lui cosa c'entra con la canzone italiana. Canta in italiano, la canzone italiana. Sì. Forse crede che è straniero, non lo so. È uno che si chiama Mengoni, in effetti, sì, sicuramente è austriaco. Allora, Antonella Urcione. Davvero lo adoro, meno male che esistono ancora artisti così veri, sensibili e con i jeans. Bisogna però dire che l'esibizionismo senza contenuto è volgarità. Pessimo. Poi vediamo un po'. Tanto puro... Ah, questo è Salvatore. Oh, un uomo. Salvatore Ticucco.
talento puro, numero uno, complimenti, bla bla bla. Secondo me se stavo io avrei cantato molto meglio. Sicuro. Vediamo un po' qualche altro commento interessante. Tu comunque che ne pensi, Alti, se sei ancora fra noi? Sei contenta che ha vinto Mergoni? Merdoni? Merdoni? Cars? Ha vinto Merdoni? Non può essere. Comunque, Blanca, se la merita la vittoria, perché ha cantato bene, perché è bravo e soprattutto rappresenta noi bellissime italiane. È un gran significato per tutti noi. Ha cantato con il cuore e con l'anima. Personaggio unico e inimitabile. Spero che mia figlia diventi esattamente come lui in tutti i sensi. Merdoni? Poi Patrizia Gianmario. Nato il 25 dicembre. Il giorno giusto, il resto è noia. Marco Immenso. Orgoglio della Tuscia. Fiero di essere uno di noi. Da domani eletto sindaco. Poi Ross Rosi Bidini. L'umiltà è la sua più grande bellezza. Noi siamo pochi e siamo simili, ma alla fine ci ritroviamo nel suo essere maldestro e irrecuperabile. E sono finiti. Cosa avete imparato da tutto questo? Il maldestro... Sì, ti ci vedi? No. Non ti senti un po' Mengoni? No. Non mi piace ancora la figa. Magari anche a lui. Allora, qui c'è un articolo su Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Allora, Ryan e Hugh Jackman hanno preso la loro preparazione fisica per Deadpool 3 come una vera e propria gara. Ecco le differenze tra settembre 2022 e febbraio 2023. La faida tra i due accompagnerà l'intera campagna promozionale e continuerà anche nel film stesso. E non vediamo l'ora. E ora vi mando l'immagine. È sempre John Cena con i tacchi a spillo? No. Stavolta ci sono uomini che fanno cose da uomini. Cioè? Eccoli qua. Ho notato che... Ho notato che Mengoni sta sulle scatole a molte persone. Sì, Alti? Anche a te? Adio, Mengoni! Allora. Vediamo un po'. Quarantanove anni non sentirli, Luisa Ranieri mozza il fiato e il pubblico dell'Ariston rezza senza parole per la sua classe e innata bellezza. E ora vediamo qualche commento perché sono tantissimi, hanno commentato in 13.000 e non ho intenzione di leggerli tutti. Peccato. Allora, Maria Antonietta, bellissima sicuramente ma sulla classe ci deve ancora lavorare, ricordiamo da dove viene, una splendida città accompagnata da un... Da una terra sporca e non dice altro. Poi, fra lei e Belen noto soltanto una differenza, la farfallina. Poi, Armando quello vero. Ciao bella, chiamami. Ma perché ci sono sempre questi qua? Nei gironi commenti. Vabbè, però ha detto chiamami, non ha detto cose volgari. Poteva dire anche altro. Ma perché in questi commenti ci sono sempre quando parlano di ragazze carine? C'è sempre gente che esce fuori, ciao bella, chiamami così. Cioè, sempre simpaticoni di turno. Ma vabbè, ma lo sai che fanno questi? Lo fanno ovunque, sperando che una di queste ci caschi, capito? Sì, perché giustamente legge i loro articoli. Poi, Carlotta Angelica De Marco. Bella sì, ma un vestito che mostra tette, inguine, gambe e quello che ci sta in mezzo non ha niente di elegante. Pessima, non la consiglierei mai a mio marito. Vabbè, che fanno scambismo? Non lo so, indagheremo. Poi, Ivana Non Orfei. Finalmente una bella donna, grande attrice, tutta vera, niente plastica. Mi vorrei tanto immedesimare in lei, peccato che sono un cesso. E qui ci sono 19 risposte riguardo questa qui.
Allora, proprio per niente. Stai tranquilla e credi in te stessa. Poi, Franco Giorgini, no problem, di questi tempi va bene qualsiasi cosa. Un buco è un buco. Poi, Giordano Tapparella, ho visto di peggio nella mia vita. Se tu fossi qui, ti farei vedere le stelle. Nel senso che la porta fuori a vedere il cielo stellato. Celestina Soccorso, in tutta questa eleganza e classe io non ce la vedo. Eleganza e classe l'ho vista in Elena Sofia Ricci. Per quanto mi riguarda, sia questa attrice che tu che hai commentato valete meno di zero. Sì. Poi Vilma Petrucci, bellissima donna, ma non la consiglierei a nessuno. Ho paura dei tradimenti. Che vuol dire? Che cazzo significa questa stronzata? Sì, ha fatto che ti fai domande. Vabbè, ma è gente grande che scrive sta roba, eh? Io sto vedendo le immagini, eh? Non sono ragazzini. Sì. Questi vanno oltre i millennials. Che c'è prima dei millennials, Manu? Ci stanno i... I boomer? Sì. E questi sono quasi tutti boomer, eh? Vabbè, come ho detto, sono più di 13.000 commenti, quindi accontentiamoci di questo. Ah, è partita una nuova sfida qui. Manu non lo sa, che c'è un nuovo format. Il format delle sfide. Ora vi manderò un'immagine e dovete indovinare chi ha vinto la sfida. Da quello che vedo sono Emma Watson contro Ortega, mercoledì. Alti, vai a vedere anche tu, vai a partecipare anche tu alla sfida. Dai, ditemi un nome. Garza, secondo te chi ha vinto? Emma Watson o Ortega di mercoledì? Ortega. Ok. Alti dice Emma, tu Manu? Sì, dai, diciamo Ortega. Ok. E la vincitrice è? Emma Watson. Emma Watson ha avuto 16.831 voti e la Ortega soltanto 6.661. Mazza. È stata completamente disintegrata. Sì. Serena Gomez? Ah, oddio, mi sono confuso. Mi sembrava Orla Ortega. Madonna. Sicura? E Alti? Non potrebbero mettere i nomi. Infatti. No, ah, è vero, vedo i commenti delle persone. Ok, a posto. Vabbè, comunque Serena Gomez ha perso. No, perché io ho delle pagine sponsorizzate, uno spam di Ortega terrificante, quindi appena vedo qualcosa che un minimo gli somiglia lo do per scontato. Mi ero quasi dimenticato dell'esistenza di Serena Gomez. Sì. Vedo un cazzo di quella lì. Allora ecco, infatti, poco dopo cosa c'è? C'è un articolo su Ortega e questa è una votazione. E questa è sicuramente lei, perché vedrete e capirete. Guarda qui, se non è lei. Allora, secondo voi Scooby e Shaggy o Mano e mercoledì? O mercoledì? Io direi mercoledì. Ok, tu Alti? Mercoledì? Tu Cas? Shaggy e Scooby o mercoledì e Mano? Mercoledì. Ok, e il vincitore è? Vuoi dirlo tu Mano? Mercoledì. Shaggy e Scooby con 189.000 voti contro 98.000 di mercoledì e Manu. Perché? In che senso perché? Ma così, perché? Vabbè, non l'hanno basato su un fattore sessuale, semplicemente su quanto sono affezionati ai personaggi. Ah, okay. Shaggy e Scooby avranno una fanbase più grande, capito? Poi vediamo un po' che altro abbiamo. Qualche articolo? Allora, vediamo un po'.
Vediamo. Immagini, foto, gente che sorride, scureggioni. Guarda qui, Madonna, qui è difficilissima, eh? Preparatevi, eh? Preparati alti, eh? Ecco la prossima votazione. Tra queste quattro. Chi avrà vinto? Vediamo un po'. Ah, vinto lei. Cioè, la col cuore so chi è. Le altre tre chi cazzo sono? Infatti sì, ma chi sono? La bionda dovrebbe essere quella della regina degli scacchi. Ah. Ma le altre tre? Sì, probabile. Vabbè, comunque, sono dei pezzi di figa. Allora, dimmi il simbolino, perché a parte quella col cuore, gli altri tre non mi vengono in mente, quindi sono un po' vuoto adesso, alti. Pollice in su, ok. Tu mano chi dici tra le quattro? Il coso che abbraccia. Ok, tu Cass, fra le quattro? Non l'ho visto. Va a vedere che ne vale la pena, Cass, va a vedere. Fidati, fidati. Però non guardare in modo troppo scrupoloso, se no qualcuno è geloso e ti ritrovi single di nuovo. La prima a sinistra. La prima a sinistra, quindi pollice in su, ok. Tu hai detto mano, quella che abbraccia il cuore. Ok. La vincitrice è... pollice in su, la classifica è... Allora, pollice in su, 4.282 voti, cuore 2.403 voti, faccia scioccata 1.996, all'ultimo posto tizio che abbraccia il cuore con 1.827 voti. Quindi hanno vinto casse alti. Giusto, alti? E poi, voglio dire, non si butta via niente in ogni caso, eh. Ma che ha scritto? Quella che abbraccia il cuore e Dua... E Dua Lipa? Dua Lipa? Chi è Dua Lipa? È una cantante. Ah, ok. È roba italiana questa? No, sono stranieri. No, volevo dei commenti. Ovviamente che sono straniere queste, volevo dei commenti. Per vedere se c'è qualche mortazzo, perché su foto del genere c'era sicuramente, però... Boh. Dai, ma un articolo italiano... Dove sono gli articoli che piacciono tanto a tutti noi, che ci emozionano? Vabbè, il festival, sti cazzi, dai, possiamo andare oltre il festival di Sanremo? O no? Ancora il festival. Con Gianni Morandi che sta spazzando per terra. Gli è rimasto solo quello a Morandi. Ancora festival. È una persecuzione. Adesso per almeno 2-3 giorni ancora in pompa magna, poi ovviamente si leverà la cazzo anche quello. Giacomino è il festival di Sanremo. Parole forti. Sei invidioso, Manu? No. Un giorno anche tu starai al festival di Sanremo, Manu. Lo presenterai, sei contento? No. Comunque, guardando tutti gli Harry Potter mi sono accorto di una cosa. Che nemmeno in un singolo film viene utilizzata una parolaccia. Manco mezza, eh? Tu te l'aspettavi, Manu? No. Cosa. Nemmeno un, che ne so, un idiota, coglione, merda, puttaniere, no. Perché c'è qualcuno che va a puttane a Hogwarts, scusa. Vabbè, anche loro hanno i loro bisogni fisiologici. Ah, non è la magia che può niente, anche questo. Oh, ogni volta che appare un pezzo di figa
Oh, c'è un articolo su Wed, Manu. Chi è Wed? Uomini e donne. Hai imparato, eh? Sì. Alti, c'è un articolo sul nostro prodotto preferito. Allora, prima fammi dissetare e poi lo leggiamo con grande amore. Alti è sempre contenta quando parliamo di uno dei suoi prodotti preferiti. Lei ha due prodotti che apprezza, Uomini e Donne e Amici di Maria. La prima, a quanto pare, io ho fatto una ricerca per immagini, eh. Mm-hmm. La prima è Taylor Swift. Ok. Te l'aspettavi? E la seconda sei tu? La seconda non sono io. La seconda... E alti. No, ma te l'ho detto, mi sa che è quella della regina degli scacchi. La biondina mi sembrava quella. Qui non riesco a capire. Stava anche nel film del vichingo. L'ultimo vichingo, una roba simile. Che se lo ciula pure. È l'ultimo. Qui dovevo perdere l'occasione. Cosa, Gas? È l'ultimo, mica poteva perdersi l'occasione. Vichinghi che ciulano, ma che novità. Come dice la parola, sono vichingo e dentro sono vichingo. Ho una topa sulla tipo. Finita la ricerca, Manu, stai ancora dicendo qualcosa? Sto cercando effettivamente se è lei o lei, ma... A me sembrava lei di faccia. È l'unica faccia che ho riconosciuto in tutto quello. Potrebbe darsi. No, perché nell'ultimo film che ho visto era bionda. Mentre la regina degli scacchi, se non sbaglio, era rossa, giusto? Non l'ho visto, però mi sembra di... Vabbè, non l'ho visto manco io, ma lo conosco. Me l'hanno spammato ovunque. Alti, la bionda era lei, no? Era l'attrice della regina degli scacchi, la seconda, da sinistra. Giusto, Alti? Ce lo confermi, no? L'ho riconosciuta? Almeno una, che cazzo. Almeno una datemela. Piacerebbe. Allora, leggiamo questo articolo, che c'è Alti che lì che è emozionata. Allora, Uomini e Donne. Federico rompe il silenzio sulla scelta. Registrazione prevista il 16.02. Ah, quindi è un'anteprima di qualcosa che dovrà ancora avvenire. Il prossimo giovedì 16 febbraio sarà registrata la scelta di Federico a Wed tra Alice e Carolina. Federico rompe il silenzio sulla fatidica ormai attesissima scelta finale a Uomini e Donne tra Alice e Carolina. Nel corso dell'ultima registrazione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, avvenuta oggi l'11 febbraio, si è parlato del fatidico e atteso momento della scelta del tronista, ormai chiamato a svelare a breve il nome della persona con la quale intende costruire un futuro e passare quasi tutta la sua vita su Canale 5. Carolina torna... Cosa, Gas? Sicuro, è stata vita. Carolina torna in studio da Federico. Scioccante. Rimangono tutti impietriti. Non si aspettavano che Carolina era capace di fare qualcosa senza il permesso di Federico. Anticipazioni di Uomini e Donne. Programma presentato da Maria De Filippi. Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate rivelano che nel corso della registrazione c'è stato spazio per nuovi colpi di scena che hanno avuto come protagonista Federico, che non solo vuole continuare il suo percorso, ma ha ammesso di aver baciato entrambe le ragazze lo stesso giorno. Il giovane tronista ha fatto i conti con il ritorno in studio di Carolina, che infuriata dopo la stessa notizia ha detto «Tu non sei da meno». E sebbene in un primo momento avesse ammesso di voler uscire di scena dal cast e abbandonare definitivamente la trasmissione, alla fine è tornata sui suoi passi, dicendo che lei ama Federico e che vorrebbe dei figli da lui. Lui la guarda scioccato. Carolina è riapparsa in studio e non sono mancati colpi di scena. Il modo di fare della ragazza è stato duramente messo in discussione da Maria De Filippi, che così, come ha detto Gianni Sperti, si è ritrovata offesa e indignata come donna,
E Gianni come uomo ha detto: stai mentendo. La scusa dei figli è soltanto per continuare a stare qui, avere popolarità e i soldi durante le serate. E lei ha detto: non è vero, io sono una delle poche persone che è qui in televisione soltanto per trovare il grande amore. Voi ci credete? Ovvio. Tutti vanno in televisione a trovare il grande amore, no? Entrambi sono stati duri nei confronti della pretendente, soprattutto lui, che si è tenuto duro fino all'ultimo, ammettendo di avere un po' di dubbi sul suo modo di comportarsi. Federico rompe il silenzio sulla scelta e dichiara: alla fine ho deciso e la mia scelta ricadrà su una di loro due. Mamma. Insomma. Che c'è? Ma ti vedo sorpreso. Non te l'aspetto. Ma poi si è tenuto duro perché si è imbottito di Viagra fino a... La scelta è la fermezza, questa è la determinazione, Manu, cosa hai capito? Guarda, questo è un programma di soliti principi, eh. C'è un alto livello socioculturale qui, eh. Guarda che le persone che vediamo in questo programma saranno i premi Nobel di domani, Non eh. credo. Oggi l'avete detto Insomma, della verità. Carolina non è vista proprio di buon occhio e dopo le sue recenti sfuriate in studio sembrerebbe essere interessata maggiormente alla visibilità. E tutti credono che lei è in quel programma soltanto per farsi notare e avere fama e denaro e che non le importi nulla del giovane tronista. È un colpo di scena questo, eh? Cioè gli altri credono che questa è lì solo per interesse personale. E che non ci sia sentimento in tutto questo. Siete sorpresi, eh? Non ve l'aspettavate? Cioè, credevate che in un mondo puro e innocente come questo, qualsiasi cosa uno fa, la fa sempre per il prossimo, per l'amore, per la gioia, per i fiorellini. E invece no. A quanto pare hanno puntato il dito. E l'hanno puntato in modo duro. Te l'aspettavi, Alti? E tu, Cas? Sei sorpreso di questa cosa? Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché proprio nel corso dell'ultima registrazione Federico ha finalmente svelato e fatto chiarezza sulla sua scelta. A distanza di 6 mesi dall'inizio del suo percorso in studio, ecco che Federico ha ammesso di essere ormai pronto a salutare la trasmissione e quindi a svelare il nome della persona con la quale intende costruire un percorso fuori dallo studio TV. E pare che la scelta ricadrà su una delle due fanciulle che hanno accompagnato tutto questo percorso su Canale 5. Federico dichiara: sceglierò sì, ma solo una delle due. Ma perché continuano a sottolineare questa cosa? Non capisco. Ma tu hai capito quello che sto dicendo, Manu? Eh? Sì. E la trovi normale? No. Cioè, hanno già detto una volta che deve scegliere una delle due, lui continua a dire più volte: io sceglierò una delle due. Ok, va bene, scegli. Sarebbe colpo di scena se all'improvviso dice scelgo una delle tre, e include anche Maria De Filippi. Quello sì che sarebbe un colpo di scena. In questi anni nessuno è andato a provarci con Maria De Filippi, eh. Ma sono voi perché sanno di non avere speranze, visto che c'è Maurizio? No, vabbè, diciamo che Maurizio è De Filippi, penso che non abbiano una florente vita carnale. Che ne sai? Sei lì a guardarli? Magari ci danno che ci danno che ci danno, eh. O magari è lei che ci dà su di lui. Questo è più probabile. Allora, ecco quando si registra la scelta di Federica, Uomini e Donne. La registrazione di Uomini e Donne dedicata alla scelta di Federico è in programma per il 16 febbraio. Durante le riprese previste giovedì sera, il tronista Federico svelerà finalmente il nome della persona che rientrerà fra le due ragazze. E lui è intenzionato a concludere questa storia scegliendo fra Carolina e Alice. La domanda è questa: chi sceglierà fra le due? E soprattutto, quando sceglierà una delle due, l'altra cosa farà? Eh? Taglia il culo quello che deve fare. Ma leggiamo i commenti dei fan. Allora, Federico
Giusy Balsamo scrive: comunque il Covid vi ha davvero bruciato i neuroni. Sto leggendo certi commenti al vetriolo che neanche al peggior nemico. Ma non provate un po' di vergogna a fare body shaming? Ma soprattutto, su che base decidete che Alice è falsa e cattiva, mentre Carolina è l'angioletto innocente? Solitamente non commento mai, ma voi siete di una porcaggine assurda e vi auguro presto di ridurvi come loro, luridi pezzi di M. Allora, qualcuno con il cervello c'è ancora. Poi, Mariangela quella vera. A me questa Alice non piace, è troppo arrogante. Carolina è migliore e merita di meglio, soprattutto quando sorride, si capisce che è una persona sincera e pura. La vorrei tanto come figlia. E non mi piace né Maria né Gianni, sono falsi. Come stanno dalla parte di Alice non si capisce, forse ha pagato per questo. In questo caso sono caduti troppo in basso, non sono coerenti, mi dispiace. Maria, io ti seguo da sempre, sei quasi come una cugina, ma questa non dovevi farmela, sono delusa e indignata. E adesso farò uno sciopero e non accenderò la TV per 3 giorni. Beh, questi sono gli scioperi proprio quelli che ti cambiano la vita, mano? Della fame e della sete. Ragazzi, 3 giorni, per uno che è incollato alla TV, 3 giorni è tanto, eh? Eh sì, è sempre il cellulare adesso. Potrebbe rimanerci secca. Poi, Valeria Valerio. Certo, sceglierà la più ovvia. Si è anche fatta assumere da Maria perché ha poca voglia di lavorare. Vuole stare davanti ai riflettori per sentirsi amata, come tutte le ragazze hanno avuto una vita difficile. Non ci crede nessuno. Deve seguire sempre quel copione. Io vorrei vederla al posto di quei bambini che cercano il vero lavoro, alla tenera età. Vergogna. Ma come i bambini che cercano lavoro alla tenera età, che cazzo significa uomini e donne tutto questo? Adesso è andato al mondo, scusa. Questo è bello che sto vedendo le facce, gente grande questa, non sono bambini. Poi Michele Perizoma, belle, come? Se va male con lui ci sono io che per voi, fatemi sapere. Ma perché sempre? Vabbè, ma uno che si chiama Perizoma, ma che ti aspetti? Parente del mutanda. No, ora vi faccio vedere la faccia di un tizio del genere, perché è giusto che voi sappiate. Fatemelo recuperare. Mentre proprio lui in persona, proprio carta di identità e alla crisi, ma alla comunione aveva questo nome e cognome. Dove cazzo è sparito sto stronzo? Ah, aspetta, forse l'ho ritrovato. Tu, Alti, cosa ne pensi di quello che stai sentendo? Invidiosa? Vorresti andarci tu col signor Perizoma? Comunque ecco qui, questa è la faccia di uno che si chiama così. Almeno ogni tanto diamo un volto a un nome. Ma il figlio di Alvaro Vitali, sì. Che ne pensi, Alti, di Perizoma, eh? È il tuo tipo? Fuggiresti con lui? È uno strappamutande proprio. Tu, Manu? Ti senti attratto da Perizoma? Ah, no. Poi Angela Agnello, se lui volesse Alice, perché quando Carolina va via non se la sceglie, se va a riprendere Carla può sceglierla soltanto quando Alice allora andrà via. E questo aveva ragione. E lui ha giocato con lei e con i suoi sentimenti. Vergognoso e imbarazzante, soprattutto Federico, che ha detto all'inizio che voleva Carolina, per poi andare dall'altra. Io penso che tutti questi fanno solo un doppio gioco, se non triplo, solo per farsi notare, e di amore non c'è nulla in questo programma. Smetterò di guardarlo. E rispondono: ma stai zitta, che sei la prima che ci andrebbe senza scampo.
Anna Franconi. Carolina è solo una bambina capricciosa, vuole farsi solo pubblicità, vuole visibilità. Non mi sorprenderei se prima o poi diventa la nuova fidanzata di Ezio Greggio o quell'altro interista. Quell'altro interista, questo razzismo. Mano, chissà a chi si stava rivolgendo, eh? Signor Enzino. Povero signor Enzino. Che se tra l'altro ultimamente non soffre anche di depressione, tipo. Sì, ma è tornato, era sparito, ma l'hanno fatto tornare. Voleva chiudere lui. Ovviamente, di nuovo Jenna Ortega. Basta, il tuo algoritmo è proprio fissato. Oh, è apparso anche un Edgar Abito. Sono sorpreso. Questo gioco ha che senso? Male fredda, ciao. Jenna Ortega ciao, di nuovo. Casbro, ciao Casbro, posso farti due domande? Ma sto gioco che senso ha? Ha intenzione di rasarti e sembrare meno orso yogi? No. Uno, ha intenzione di finire il gioco, due, di stare così come sono. Ma che vuol dire quello che, ma che vuol dire quello che ti hanno detto? No. Che senso ha sto gioco? Mi piace. Sì, ma chi è l'orso yogi? No, io. Ha intenzione di rasarti e sembrare meno l'orso yogi, che sono tutto capellone. Ma allora è arrivato un simpaticone, è arrivato. È arrivato Madre Fredda, che è parente di Fratello Cieco. Era da un po' che non arrivava un simpaticone, eh? Erano passati, ormai sono diventati delle gentili persone. 16 versetti. Ma guarda cosa c'è! Ma oggi è proprio il giorno di Alti. Alti, dopo Uomini e Donne c'è un articolo su Amici. Sei contenta? Ti leggo questo e poi riprendo. Allora, cantando Portami a ballare, Federica è scoppiata a piangere ricordando i momenti con la mamma, che le manca tanto, in tutti questi mesi di lontananza. Anche i professori si sono commossi, mentre tutto lo studio è scoppiato in una standing ovation, sorpresa finale, invece Rudy Zerbi si è messo a ridere, dando del ridicolo a tutti i partecipanti. E vediamo direttamente i commenti. Questa canzone ogni volta mi fa piangere, ma non dagli occhi, dice Giorgio Franchi. In che senso, scusa? Non lo so, non specifica. Manu, secondo te? Insomma. Ma non ho capito, ma c'è gente che si sega guardando Amici? Cioè, siamo messi veramente così male? Ma che cazzo, c'è una che si chiama Paola e c'ha la faccia di un uomo? Ad esempio, cosa ne pensi della faccia mia? Ti piace ricordare figure mitologiche e inventare che sono... Scusate, ma esiste una donna con i baffi e la barba? Spero di là. Vabbè, comunque, sì. Finito di vederla poco fa, tra Federica, Arisa e Tiziano, sto ancora piangendo, il naso è chiuso e non respiro. Che devo fare? In teoria vorrei dormire, ma non ci riesco. Qualche risposta, signor Cass, dottor Cass? Come possiamo aiutare la signora che non riesce a dormire? Un po' di grappa di amarone? Ah, soprattutto. Mentre Sonia dice: questa canzone fa pena come il programma. Maria Cervino: Federica mi emoziona da morire, soprattutto quando sono in bagno e non ho stimoli. Grazie ancora di esistere, ti voglio bene. Poi uno che esce con cose a cazzo: viva Sanremo, grande Mengoni, questa è musica italiana. Poi Antonella Celani: anche oggi ho pianto con Federica e soprattutto con Arisa. Vi adoro e spero che un giorno l'Italia sia migliore grazie a persone come voi. Certo. Mariangela Palmieri: Maria De Filippi e Tiziano sempre con noi. Questo era il commento di Alti. Oggi è stata una valle di lacrime, soprattutto quando il piccolo Tommaso è uscito fuori di scena a causa di quello scivolone. Spero si riprenda e che ritorni. Orgoglio napoletano. Ma chi, cosa, perché? Vabbè. Ti ci vedi, Manu, nel piccolo Tommaso? Dai, ora dell'ultima sfida, va? E i due personaggi li conosciamo tutti, soprattutto io e Manu. Sperando che Manu si ricordi.
Probabilmente no. No, di uno sto pezzo. Eccoli qua. Di che serie fanno parte questi due personaggi, Manu? Vabbè, c'è mercoledì. C'è mercoledì, eh? Chi è quella a destra? Aspetta, minchia. Se ti arrendi te lo dico, è facile. Sì. È Squid Game, no? È vero. Allora, chi ha vinto secondo voi? Mercoledì o la tipa di Squid Game? Mercoledì. Cass, mercoledì o Squid Game? Squid Game. Ok, Alti? Il risultato sarà scioccante, eh? Allora abbiamo due mercoledì e uno Squid. E il vincitore è? Mi chiedo di farmi ancora la commissione che parla, che si è bloccato. Storia? Mercoledì! Mercoledì! Con 90.000 punti contro 19.000. Eccola. Completamente disintegrata. Buonasera. L'aspettavi, Manu? Anche mai. L'hanno annientata, eh? Uh-huh. Te l'aspettavi o ti ha sorpreso? Insomma, non tanto. Ah, qui c'è una cosa che interessa a Cassa, eh? Parlano delle donne al festival. Allora, domenica in Elodie... Donne fuori dal podio, forse le canzoni non sono piaciute e non è un problema di genere. Elodie parla... Cosa, Cass? Ma va? Elodie parla della sua crescita professionale, ma soprattutto personale. Chiuso Sanremo 2023, torna con la maratona canonica di domenica, in che unico programma della televisione italiana ha il privilegio di andare in onda direttamente dal teatro Ariston e dal palcoscenico che è stato lo scenario fino a poche ore prima del Festival della Canzone Italiana. Ricordiamo che il prossimo festival ci sarà nel 2024. Ma va? Solo... Vabbè, loro avvisano. D'accordo, d'accordo, Alti. Manco il Covid ha fermato Sanremo. Solo qualche ora prima, infatti, Amadeus e il giovanissimo Morandi avranno incoronato il vincitore o la vincitrice della più celebre kermesse canora italiana e Mara Venier, protagonista indiscussa e direttore artistico e padrona di casa, avrà il compito di traghettare il pubblico televisivo dal fantastico carnevale fino al loro programma meraviglioso e amatissimo in tutta Italia, alla vita di tutti i giorni, inesorabile, interminabile, quasi indiscussa, a bussare alle porte di tutti gli italiani. Con una piccola appendice, lunedì sarà ancora lì, ancora in diretta dai soliti ignoti, che ospiterà il cantiere o tutti quanti insieme al vincitore di Sanremo 2023. Quindi anche domani toccherà, eh? Anche domani ci sarà un altro programma dedicato a Sanremo. Siete contenti? No. Tomano, sei contento? Certo, come no. Cosa ha detto Elodie? L'età? Non ho paura di invecchiare. Ho 30 anni e continuerò ad averli e non vedo l'ora di averne altri. Elodie senza filtri, non sono uscita proprio in questo momento bene dalla situazione. Mi dispiace che nessuna delle donne che hanno partecipato rientra nei 5 posti. Mi sento quasi offesa e disonorata. Ma ora ho bisogno di dormire. Mi sono divertita anche troppo, fino alla fine. Voglio ringraziare il mio staff che mi ha vestito e truccato. Le donne fuori... Perché? È un problema che si può risolvere. Marco è stato carinissimo. No, ma c'era qualcuno qui. E là, Nab Inside. Donne fuori, eh? Un problema che si può risolvere. Marco è stato carinissimo. Non è una questione di genere per forza. Magari sono piaciute di meno. Ora sto vivendo un momento davvero bello della mia vita. A 30 anni riesco a essere più lucida e forte. E me ne frego del pensiero altrui. No, c'è Nab Inside. Li conosci anche tu? Sì, sono passati. Ah, ok. Ciao ragazzi. Vi saluta Cass, eh? Vi saluta Cass, che è qui con noi. Intanto fra i consigliati c'è un articolo di Costantino Vitaliano che ha detto: sono 20 anni che non sono più uomini e donne e mi manca. Mi piacevano quei periodi dove non facendo un cazzo venivo pagato. Vabbè. Dica sbrate questo, che sennò magari...
Cosa, Manu? Penso che piacciono a tutti. Comunque Gus Bradicus, Nabi, non so se ve lo ricordate, è quell'uomo con la barba, i capelli e la voce umana. Vabbè, Troppo bene, sono anche del mio gruppo a tecnico. parte che ti sentono, eh. Sì. Ciao ragazzi, benvenuti, ciao, come state? Spero tutto bene, ragazzoni. Manu, ti piacciono questi Ah, periodi? beh, ovvio, ovvio, una faccia da Quali comune così. periodi? Bene, Stare bene. uomini e donne e Stasera essere pagato senza fare un capisco. cazzo. Magari. Sì? Sì. Ah sì. Ci andresti? Ti Ah sì, mi pagano senza fare un cazzo, sì. pagano per fare il tronista e ogni tanto per ciulartene una diversa. Ci Ah, ci sto, ci sto. stai? Sì. Tu, Cass, lo Capisco faresti? le capricci, non so perché, ogni Cazzo, tanto sei intendo dire che fidanzato sono ormai. tranquillo. Boh. È vero, è vero. Scusa, Cass, Vedete? avevo dimenticato. Sì. Per te non Vedere queste vale. cose che si crede. Sono finiti quei tempi, Cass. Ora dovrai accontentarti della stessa donna e ogni giorno avere squallidi rapporti sessuali sempre con lei. Che palle. Lo so. Sei triste, Manu, per questa notizia? Stai soffrendo dentro di te per il povero Cars. Sì. Oh, ma che era? L'imitazione di Alti? Manu, che? Ti manca Alti? Certo che lo conosco. Raccolgo Vieni a ancora i confrontare, punti ragazzi. per farlo bere. Bravi, bravi. Dissetatelo che ha bisogno. Banana. Allora. Ah no, ma poi qualcuno ti ha risposto. Qualcuno mi ha Risposta che risposto. l'avevo già fatta prima, A lontana chi ti aereo. riferisci? Qualcuno che Ma devo pisola. Qual ricordare che ho bloccato il Ah, gioco. no. Vale. Qual è l'ultima cosa che gli hai chiesto? Io ho chiesto. Nabbia, ci siete? Non stai ancora farmando punti Aspetta che al vado a canale per la vedere. prossima maratona, che sarà l'8 marzo. Ha Comunque, mettiamo a inviato. posto il tablet. Ha invitato Ma il che tuo compiti hai, giusto amico. per curiosità? Non lo sapremo mai. È quello che gli ho scritto. L'ha invitato? Che ne so io, Immagino, non credo. immagino. Sto controllando. Io non lo vedo. Tu lo vedi? No. Quanti punti hai? Maledetto farmatore segreto. Torniamo a noi. La All'ultima maratona però ci sei passata. Ah, vedi? sono L'ho qui. levata la pausa. Si muove? Ho fatto la maratona per i 3 anni del canale il 22 gennaio. Pensavo che tu passassi a farmi bere, invece no, ho avanzato addirittura il sake. Spiriti della foresta sono con me. Giusto così. Oh, io mi sa che me ne vado a Mori. fanculo. Quanta arroganza nei confronti di Mano, poverino. Allora voi di passarmi di puttana Addirittura. che veramente si è girata. Ah, proprio. Stava per Nabbia, ciao, succedere una ciao, cosa ciao. terrificante, Mano, comunque, in questo momento. Ah, ok. Che è successo? Un rutto di troppo stava per far uscire qualcosa che non doveva uscire, ma Ah, fortunatamente l'ho ok. bloccato. Grave. Sono Ah, brutti, tra i l'altro, rutti così, sì. eh. Vomitare gli interrutti non è No, Beh, però questo ci siamo è strano. salvati, siamo Se tu salvati. fossi interessante, ti interessi, vendo su subito e Vinted, no? Tanto avrei visto anche nel mio gruppo Telegram. Ho messo anche qualche domanda. No, non C'era andare giù, maledetto. una giacca che interessava alla signorina, anche alla tua signora. Quella giacca di pelle ce l'ha ancora, nel caso fosse disponibile. Ho anche calato i prezzi. Prima che te ne vai, dammi un consiglio qui. Tu che ti Ho ricordi messo tutto anche di questa questo roba, gioco. se vuoi guardare, In realtà vai giù proprio. su Vinted magari, ma anche su Subito. La Ah, giacca di sì, ce l'ho pelle, fatta, mi anche sa. L'ho la giacca di pelle, quella motociclista con un pesce, incastrato, mi cazzo. piaceva, non mi ricordo. Tagliavola un po'. No, non ci sono riuscito. Perché ce l'ho riuscito prima? Prima se l'ha aggrappato, hai visto? Subito c'è il link, quello lì che vabbè, quello lì perché subito ha un link del cazzo. Basta che vai sul mio profilo e ti escono tutti gli articoli qui sotto. Tu dagli un'occhiata. Nel caso fai uno screen. Ah, che pazienza!
perché non mi andava avanti perché sarei incastrato. Te lo metto io, va. Poi nel frattempo sto vendendo anche vini grappe, nel caso fosse interessato. Sto vendendo anche dei vestiti, delle scarpe. Perché prima funzionava? Questa qua la domanda. Che ha fatto il fiocco? Che cazzo fa? Ti ho messo il link. Notte. Notte. Dov'è l'errore? Dov'è l'errore? Prima ce l'ho fatto. Furbo. Poi nel caso comunque vai sul mio profilo direttamente e ti sconfiggi con i soldi. Dai un'occhiata veloce, ne faccio così qualcosa di interessante. C'è un mio collega, c'è un mio amico che vende le sue scarpe di Antipi, taglia 45 nuovi. Se fossi interessato fammi sapere che te lo spedisco. Ah, ma adesso mi ricordo bene. Fa molto spia della guerra fredda. Lo so. C'ho anche altre scarpe. Ah, infatti mi ricordavo bene allora. Perché gli era piaciuto. Se vuole gliela sconto, gliela mando. Vabbè, me l'ha detto qualche mese fa. Ore. Beh, non ce la fai. Se la fosse interessata ancora, fammi sapere, io la spiego volentieri, ci mancherebbe. Sì. Immagino. Ti avevo detto nel caso, te la spediva a te che stai in Sicilia, poi quando vi beccate, nel caso. Ve la date, gliela dai. Ti avevo detto quella, nel caso te la spedisco in Sicilia da te, così quando vi beccate, poi ve la scambiate. Anche quella l'altra giacca da donna vintage. Non so se hai visto il bracciale, anche i giubbotti, gli altri vestiti. I pantaloni scamosciati taglia 44. Dai. Questa qua. Ai, pazienza. Che questa giacca da tonno? E non fare un'altra cosa. Tanto signorina di stile di altri tempi. Proviamo a cambiare percorso. Qui c'è qualcosa da fare. Come ci vado? Volevo chiedere i coglioni, cazzo, perché io sto vedendo, l'ho già fatto, ma prima si è bloccato alla sequenza finale, si è bloccato il gioco, e quindi non me lo devo rifare. Ma che più coglioni, si è bloccato il gioco?
ragazzi, prima ho finito la missione, sta tranquilla, adesso devo farmi le missioni prima, ma che palle. Ovviamente gioco Ubisoft, ricordiamo. Corpo cambia nella forma e nel colore. Peperone. Tu dimmi se lo vuoi, te lo tengo da parte. Ma quale parli, del cappotto o della giacca di pelle? Sì, guarda pure, tanto se ci fosse altro che ti potesse interessare nel caso. Ma tu parli della giacca o del giubbotto? Ah, ok. Ti ho mandato anche il link nel caso della giacca, quella un po' più dai, non ce la fai. Se vuoi mi dici, te lo tengo da parte, come vuoi. Tanto in teoria quando dovresti dirmi per soffrire, dimmi tu. Se me lo dici, visto che conosco che sei tu, te la tengo da parte, senza problemi. Dimmi pure, a tua disposizione. Ma sei solo tu e io, figlio di puttana. Dai, vai avanti. Lo potrei, vorrei dire anche io. Ah, ma c'era un gomitolo qui. Oh, la seconda volta. Tutto torna. Delirio. Chi l'avrebbe mai detto? Finito? Ah, abbiamo finito. Abbiamo finito anche questo livello. Olè! Si va pure quando vuole. Tanto sono a vostra disposizione, lo sai. E adesso dicevo, sto vendendo anche vini veneti pugliesi, grappa di amarone. Eh sì, la leggendaria grappa di amarone. Ah sì, proprio. No, semplicemente sono articoli che mi arrivano anche comunque dai mercatini vintage, magari anche roba che hanno regalato mia madre ai tempi, che però non ho mai messo, eccetera. Sono malato al fegato, la vedo difficile. Come malato al fegato, Cristo? Ma non, da quando? Guarda, non mi dire queste cose. E anche questo è fatto. Speravo un grave, dai, cazzo. Che puttana, sei così un bravo ragazzo.
Da sempre, perché cosa pensi che sono malato? No, non lo sapevo, cazzo, mi spiace. Ma cirrosi congenita? No, figurati, mi spiace, no? Un ragazzo così giovane. Allora, palude di bacche. Riusciresti ad apprezzare veramente la bellezza e l'unicità delle cose se fossero troppo facili da ottenere? Se non fosse necessario nessuno sforzo? E qui vediamo delle figure. Vediamo bambini che si allontanano da una macchina. Vabbè, gli conviene. Poi vediamo erba e fogliame bagnati dall'acqua. E poi qualcuno che si abbassa il cappello usando la propria mano. Di nuovo la foresta nuda e cruda. Un giallo misto a un verde che si uniscono. Minchia. E poi bambini. Bambini con un adulto. In un luogo dimenticato da Dio. Ma la situazione potrebbe migliorare ulteriormente, una cosa che deve portare dietro tutta la vita. Ancora bambini soli nel nulla con un adulto. Gambe che calpestano fogliame. Il lavoro qui si è concluso. E erba. Erba e cazzo sono quelli, boh. Fiorellini. Ci sono ancora molti peccati. E qui il nulla. Quello è il prossimo capitolo. Vediamo se di buona volontà. È un debito che non dimenticherò. Ti ho lasciato una cosa come segno. Dica. Yeah. Marco 16, versetto 15. E disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Ora vai, viaggiare. Io spero meglio, ragazzi, veramente. Non ti bloccare adesso, è gioco. Dove sarà il prossimo livello? Oh, ok. Domande importanti queste. Torniamo indietro. Oh, ma c'è qualcosa qui, aspetta. Allora è lì sicuramente. Aspetta, aspetta. È questo? No. Questo nemmeno.
Che succede? Che succede qui? Devo rimetterlo? Vediamo un po', vediamo un po'. Stiamo per scoprirlo. Popolo del Kiran. Nulla? Che strano, che è successo? Di sapere che... Ho solo cambiato schermata come sempre. Completamente false e tendenziose. Sono vivo e va tutto alla perfezione. Che strano. Ma la vita porta cambiamenti. E io vi invito... Tony. Kirat, guardate il mio esempio e capitene l'influenza positiva. Il cambiamento richiede forza. E io so che la forza non vi è mai mancata. Allora, che è successo? Comunque, di recente ci sono stati dei cambi organizzativi. No. La signora Burr e il signor Paul de Pleur, dopo anni di fedele servizio... Non fai seriga. Unravel. Sono sicuro che, come me, gli augurerete buona fortuna. Sta sulle palle di gioco. Sì, improvvisamente. No. L'attentato ai miei pazzito danni OBS. È un sintomo della paura cambiare. Aspetta, Yuma Lau, il mio fidato braccio destro, a capo delle occasioni. Che è successo qui? Si frapporrà tra me e qualunque aspirante assassino. Sì, vabbè, sta cosa l'ha detta tipo a settembre, ottobre scorso, ci mancherebbe. Questo non va, questo non va. Automatico? No. Il cambiamento è positivo. Accettatelo. Il bene è vivo. Vabbè. Gioite. Vabbè, lo riavvio. E Yuma è proprio come una sentinella. In attesa. Fatevi sotto. Ma come abbiamo parlato una volta era. Pare che ci stia sfidando. Il 7 ottobre. Le miniere. Sai cosa? Che belli questi problemi tecnici. Sono sempre molto emozionanti. Riavviamo. Tanto proprio il 7 completamente. Olè. Vabbè, poi ognuno ovviamente ha dei pensieri durante la giornata, no? Vediamo un po' se riavviando lo risolviamo. Ho passato la vita a scusarmi per la prima impressione che dà Yuma. Ma la capacità di presentarsi sempre nel peggiore dei modi. Vorrei che poteste incontrarmi in condizioni migliori, e è grazie a lei che ho avuto i miei più grandi successi. Stringe accordi con i portatori internazionali, chiede okay. A persino cerco di si dovrebbe essere ripreso. Si vede il gioco? Se c'è qualcuno in chat, se volete confermarmelo, però si dovrebbe vedere adesso. Ad accettare delle piccole perdite quando ciò dovrebbe essere tornato tutto a posto. Ah, ok. Ah, ok. Dove andrete a vivere insieme? C'è così pietra. Sì, dovrebbe essere tutto ok. Vabbè, misteri misteriosi. Riprendiamo. Allora, abbiamo appena finito il terzo livello. Vediamo un po' di iniziare il quarto. Facciamo un pochettino del quarto e poi magari per oggi ci fermiamo. Intanto si lancia via l'ambulante. Comunque molto carino questo Unravel. Vediamo poi come sarà il secondo, che si può giocare anche in cooperativa.
Beh, sono un bellissimo progetto. Ma dove andrete a vivere in teoria? In Italia o fuori? Ok. A Milano? Lunga camminata in montagna. eccoci qui qui nel prossimo stage. Siamo più meglio, ragazzi, veramente. Gente che cammina. Ci andiamo di là? Anche 8 punti di potenziamento. Proviamo a sollevare questo. E vabbè. Non c'è nulla? No. Dopo mi addormento con la live accesa, non è colpa mia. Perché dovresti addormentarti? Ti rilassa la musica? Beh sì, dai, è molto rilassante come gioco. Infatti ne parlavo con Alti e quando inizierà a fare ASMR ha detto che potrebbe anche portarlo questo. Quindi preparatevi a rilassarvi tutti quando Alti farà ASMR, tutto bello professionale. Vi farà addormentare tutti. Allora, vediamo un po'. Un uccellone. Vai, raccogliamo questo. Questo lo facciamo scendere, che dici? Tira. Olè. Allora, questi massi cadono? No. Ok, posto. Ah, siamo dentro una caverna. Ricordiamo che questa creatura dovrebbe essere una specie di gatto. Un gatto fatto di gomitoli. Ecco, lo sapevo che cadeva. Rischiato, ma ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro io sto vendendo anche una chitarra elettrica. Quello? Sì. Donna. La situazione si fa pericolosa. No, non posso saltare sulla testa. No, non posso saltare sulla testa. Come faccio a farlo qui? 99, uno degli ultimi fatti in Corea. Quindi è abbastanza strano. Non gira la posizione. Devo marcare la posizione. Seguimi, maledetto! Ti lascio un link. L'hai distrutto, eh? E mo? Ah, si salta.
Perché vola? Ah, ok, si aggrappava qui. Bravo, bravo dormiglione. Ce la siamo vista brutta, Quella creatura sembrava molto cattiva nei nostri confronti, ma alla fine ce la siamo cavata, quindi questo è l'importante. Ora, facciamo attenzione. Aia! Abbiamo rischiato di schiantarci male, ma ce la siamo cavata, dai. E mo qui come faccio? E mica so nuotare. Beh, dammi sta barca, va. Andiamo per mare, andiamo per mare. Perché ho aggiornato l'antico? Altri pescioni abbiamo qua. Facciamo mancare nulla, No, occhio. Ah, figo. Faccio trainare dal pesce. Bello. Madonna, che volo. È carina questa parte, è molto carina. Tua madre. Comunque voglio mettermi tra i preferiti su subito, anche su Vinted. E qui come si fa? Pago anche i vini, l'orologio da viaggio e altre cose. Proviamo a vedere sopra. Andiamo a vedere sopra, va. Forse devo saltare. Sì. Questo lo portiamo sotto. Solo questo c'è da portare sotto? Sì. Vai, 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 vai. Ok. Su, 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 un po' di energia. Non avere paura. Ok, prendiamo l'oggettino. La chitarra prende immacolata, perfetto. Abbiamo appena cambiato le corde originali che erano più fini del tempo. Adesso questo lo mettiamo qui. 99 e qui saliamo. In Corea. Dai, per adesso tutto liscio. No, ancora lui. Non molla, Corri, corri, corri. Era un pelo, ragazzi, siamo rischiata. Mamma mia, è qui? Che casino. Che devo fare qui? Vabbè, esploriamo, vediamo un po'. No, se è questo devo buttarlo di sotto. Quello va lì, poi torniamo indietro. Qui dobbiamo fare l'elastico per saltare. Tu sono nel chitarra, se sconosci. Di là non so come andarci.
che cosa c'è. No, no, non mi ci fa andare. Ah, beh, bella collezione. Sono allungato un po' troppo. Bella perfettamente, proprio da collezione. Ho venduto a Madrid un po' di Dominic Brut, un amplificatore del valore di 500 euro. L'ho venduto un po' meno, per 6400 però. Ce l'ho fatta, è arrivato a Madrid tramite Wallapop. Dai, su, aggrappati. Ok. Quello? Il Pacifico? Avevamo la collezione, comunque, ripeto. Spingi, spingi, spingi. Mi pare giusto. Mi pare proprio giusto. Quindi è qualcosa che devo raccogliere per caso, no? Sa che sono famosissimo. Rimane dentro. Lo ripeto, qui tre capi se vuole. Allora, spingiamolo in acqua. Nemmeno tu ce la fai a sconfiggermi. Vai giù. Se volete mettermi da parte, aia. E mo? Non ci siamo. Eh no, direi che non ci siamo. Di qua non c'è nulla, giusto? No. Non c'è nulla. Allora, qual è il significato di questo? Non credo, eh. Non credo proprio. Devo trovare la combinazione giusta. Al momento non mi viene in mente nulla. L'LSD. Ah, ma qui potevo andarci. Thank you.
Olè. Ma vado a passare sta stronza. Le sue illusioni. Occhio. Ma c'è sempre qualcuno delle illusioni. Dalle droghe, dalle cose. Dai, ogni volta che manca poco devi cadere, eh? Su, su, con calma, con calma. Pian pianino, ci arriviamo. Ok, quella adesso come funziona? Niente, si vola? Ah, figo. No, mo ci crepo però. Sì. Riproviamo. E ora per fare tutto, fare tutto. Sì, che dare il nostro che mancano. Guarda. Quello che cos'è? Un ragno? Sì. A posto. Deve essere un po' più rapido, eh. Come faccio? Ah, ecco da qui. Resta lì, resta lì. Ok. A posto. Usa per attenzione. Ma è finito già. Era così breve questo livello. Madonna. Rispetto agli altri è durato molto poco. Eh sì, brevissimo. Ok. Non è durato niente questo livello. E anche il quarto è andato. Dai, breve ma intenso. Come procede, Cass? Sta andando bene? Sono specie durante le illusioni. Quelle illusioni, cose, tigri, gente che sparisce. Devo far fuori comunque il terzo boss di quattro. Gente che sparisce? Ma che è? Hogwarts Legacy? No, illusioni, polveri, cose. Sparizioni. Tutta la gente che sparisce. Brutta storia. Sì, sì, è da impastore qui c'è. Ok. Dai, leggiamo questo nuovo contenuto che abbiamo sbloccato. Allora, lunga camminata in montagna. Il cielo sembra lontanissimo da queste parti. Un respiro ne vale 10. Qui possiamo perdere noi stessi. Una? Sarà una? Sì, credo. Una non ci... No, non so se è una. Ah, non ci smarriremo mai...
perché siamo a casa. Ok, ma quello che cos'è? Ah, ma è un ma, ok, ma non ci smariremo mai perché siamo a casa, ok. Vediamo le immagini. No, così torno indietro. Allora, vediamo un bel panorama autunnale. Sì, credo di sì. Vedo anche una macchina in lontananza. Un'escursione familiare. Ancora un bel panorama da lontano. Un probabile genitore con la propria figliola. E quello che cos'è? Stanno preparando da mangiare? Eh sì, mi sa di sì. La pappa per gli escursionisti. E quella a destra è quello che hanno raccolto. I funghi, funghetti, eh sì. Si va a caccia di funghetti, ragazzi. Quindi abbiamo dei professionisti, perché se sbagliano rischiano grosso. Ok, qui vediamo cos'è. Un piccolo ruscello, sì. Piccolo ruscello. Un ruscello sempre più intenso. Ma quello che cos'è? Uno stivale? Ah, hanno acceso un focherello per riscaldarsi. Eh beh, giustamente. La notte arriva, la notte incombe. E qui la descrizione del prossimo livello. Allora, visto che è stato breve, direi che possiamo farne un altro, va? Lo credevo più lungo, invece non è durato nulla. Quindi dai, vediamo un po' il prossimo livello e poi magari ci fermiamo. Dare la terza coltellata, sto. Ricordo che verso fine mese riprenderemo con Valhalla, eh? Anche no, un gioco magico che ci ha riempito di orgoglio e gioia. Ora vediamo dove sta il prossimo livello. Qui si va proprio nell'esplorazione più totale. E qui? Boh. Non vedo livelli. Cosa di no? Andiamo di qua, va? Allora, questi l'abbiamo fatti. Forse di qua stavolta, eh? Questo? Eh sì. Deragliamento. Quinto livello. Ci avviciniamo alla metà del gioco. Oh, dei binari, ragazzi, eh? Bisogna sempre fare attenzione sui binari perché se passa il treno si rischia grosso. Altre figure. Due giovani amiche che incidono i loro nomi. Lo stai trovando più facile o difficile rispetto all'altro Far Cry che hai giocato? Ma tutte e due in difficoltà massima, quindi meno male. L'altro era bello difficile 8, anche essendo un'espansione.
mostrato qui, scusa. Qui ci resto secco, mi sa. Vabbè, proviamo. Era ovvio che finiva così. Triple. Amita, Yuma è morta. Mi fa aggrappare lì e poi non mi fa aggrappare più da nessuno. Ah no, 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 ho visto questo. Mi era sfuggito. Ora tutto torna. Sì, però sì, non ci siamo, eh. Devo andare adesso. Questo lo aggrappiamo qui. Possiamo c'è la fortezza, va? Oh, ci sei ancora, Nabbi? Adesso dondola un po'. Non abbastanza però. Non hai dondolato abbastanza. E alla fine siamo finiti molto male. L'unica cosa la chitarra non la spedisco, riesco a darla a mano. A mano? No, a mano. La chitarra. Ah, lui se la prende se gliela dai, Sì, certo, però si vende. Basta che è gratis, lui è contento. Ah, sì. La chitarra ha valore di 300 euro, qual cazzo che la regala? tu lo faresti? Beh, se fossi ricco da fare schifo e una persona mi sa simpatica, sì. Ok, però non è il mio caso. Ok, stavolta dovrebbe essere la distanza giusta. Ok, a posto così. Le distanze qui, se non le fai precise, non vai da nessuna parte. Ecco. Oh, mi credevo morto. Colpo di scena, ragazzi. Questo va giù? Sì, ho fatto una minchiata. No, forse no. Invece sì. E lì ce n'è uno, ma come lo raccogli? Mi sa che mi conviene ricaricare. Sì, ricominciamo. Thank you.
dove si va? Del Kirat, sono Pagan Min e voglio parlarvi della famiglia. Che significa famiglia per voi? Non è forse la cosa più importante al mondo? Che io non so minimamente cosa sto facendo. Ho un familiare, la cara è malato e mancata, è così ambiziosa, fiera, brullata. Non avremmo il tutto che conosciamo senza di te. Pensate a me. Tornate dai vostri cani. In una casa, qual è la cosa che stai credendo di più di questo Far Cry? Ok, allora vediamo adesso. Non gira? Dai, su, apriti. Mentre non vuole aprirsi. Ok, l'abbiamo fatto. Sembrava complessa, ma... Ok, è andato. Qui sotto cosa c'è? Niente, niente. Sarebbe un collezionabile, ma...
troppo corta. Madonna, da qui? Essere rapido. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok. A posto. E bassi anche questo livello sta andando, va. Buonasera, buona domenica, buona domenica, come stai? Io pian piano sto facendo il gioco, sono tornato, ho tutti a posti, ho fatto poi il terzo dei quattro boss del gioco, ho finito di vari livelli dove non ho visto. E poi da... Madonna. Aggrappando, che cazzo fa? A posto. Perfetto. Madonna, è un motore gigantesco. Qui dove vai? Aia. Vuole tempismo? Però direi di no. Che trema tutto, quindi...
decisione di gestirlo. Decente, il secondo no. Dai, ma perché l'hai fatto fuori? No. Quando va verso l'alto sai. Quando era verso il basso e faceva i salti corti. E quello. Così. E così. Ora questo lo tiriamo su. Nulla va dato al caso, ogni getto è utile. Vediamo di qua. Olè. Venga, venga. No, no, no. Tu non devi andare qui. Qui non c'è nulla. Devo tornare, va? Vai a dormire? Sì, perché non so perché la Play mi ha detto che tra 15 minuti il gioco si sospenderà per mancanza di licenza. Sta storia non l'ha capito, vabbè. Cioè non ho capito, il gioco che stai portando in live? Sì. Che sto usando tramite PlayStation Plus. Quindi non so perché. Ma scusa, tu l'abbonamento l'hai rinnovato, no?
Eh sì, mi scade a luglio. E scusa, com'è possibile? Ah, non lo so. Quindi non puoi proseguirlo, non puoi finirlo. In teoria scadrà tra 15 minuti per mancanza di tempo, però mi sembra strano che finisca tra una, da un giorno all'altro, da un'ora all'altra. Cioè, mi manca, sono arrivato col boss finale praticamente, e adesso non posso finirlo. Prova a finirlo, strano. No? Hai detto che c'è il boss finale, finiscilo. No, devo fare ancora, penso, un paio di missioni ancora. E 15 minuti non mi bastano. Quindi sei fottuto, cioè devi abbandonare il gioco e giocare ad altro da domani. Ma che stronzata è? Ma è assurda questa cosa. Ma adesso ti è successo? Cioè, prima quello di moto che tu ci giocavi e non ci puoi più giocare. Mo' questo. Boh. Questo abbonamento inizia a dimostrarsi un po' una sola. Ah, ok. Notte, Nub Inside. Grazie di essere passati. Ciao, Nub Inside. Grazie mille ancora per la chiacchierata. Quindi da domani porti un altro titolo? No, boh, vediamo. Perché mi sembra molto, molto strana sta roba. E come ci rimani se piano piano iniziano a sparire tutti? Ah, boh, vediamo. Vabbè, allora notte, Cass. No, aspetta un attimo, voglio dire una cosa, perché c'è una cosa che non mi torna. Ah, ok. Vabbè, riprendiamo. Dov'è la ruota? Eccola. C'è anche 15 euro addirittura l'espansione La Valle degli Yeti a 15 euro, ma sti cazzi. Sì? Sì. Però devi avere il gioco base, sennò come fai? Basta. Anche fuga dalla prigione. Faccio andare lì.
corso al camino. Proviamo adesso. Ok. Stai capendo qualcosa? Dai, Cas? Non ancora, sto guardando. Dai, sali su, dai. Sempre più in alto, eh. Ok, io chiudo l'applicazione. Arrivati? Questo qua non mi dice cazzo, credo sia un bug qualcosa. Prova a riavviare tutto, no? Infatti io sono uscito dal gioco e sto riavvio. Perché diceva tra 15 minuti, magari poi. Magari mi stanno prendendo per il culo. Ma così a gratis. Che ne so io. È strana sta cosa che ti sta succedendo. Hai pagato un abbonamento e i giochi ti spariscono. Sì, alcuni giochi dopo un tot vanno in disuso. Tipo sono gratuiti quel plus per certo, per certo periodo, come Ride 4, quello delle moto. Che per niente. Perché ogni tot cambiano gli articoli. Yeah.
Maledetti sassi, come osate uccidermi? Io sono vostro amico. Boh, me lo dà ancora disponibile. Te lo dà disponibile? Momentaneamente sì. Sono passati 15 minuti? Non ancora, per me. Boh, aspettiamo. Cosa non torna? Devo bloccarlo quel sasso. Dondola, dondola. Ole. Sempre più in alto qui, eh. Questo è un po' più lungo come livello.
Non sono tornato indietro. Sei il punto di prima. Cosa non quadra? Vabbè, sti cazzi, fai a dormire, vai. Devo aspettare, sono rotto il cazzo. Ok, dai, ma domani notte, gas. Bravo, al massimo vado a vedere il finale su YouTube, do, sti cazzi. Ah, sì, dai. Ciao, ciao. Purtroppo, a volte la tecnologia ce lo mette in quel posto. Gran brutta storia quando è così. Sei lì che ti fai il sedere a finire un gioco e poi quel gioco sparisce. Ah, ma guarda cosa c'è lì sopra, me ne sono accorto adesso. Tutto torna adesso. Eh sì. Che dici, siamo arrivati? Devo andare fino in paradiso. Di nuovo rotaie di un treno. Come era all'inizio. I lucchetti, che è? Ponte Emilio. Mi sa che è finito. Sì, è finito. Ah, a posto. Ehi, che fai? Io non riesci a prenderlo? Facciamo scherzi, eh? Non allunghiamo il brodo. E i brodi allungati non piacciono a nessuno. Ok, anche il quinto livello è andato. Siamo quasi a metà, eh? Considerando che ho visto che i livelli sono 12. Allora, leggiamo un po' il contenuto del prossimo livello. Deragliamento. È possibile trascorrere una vita intera a chiedersi cosa potrebbe esserci dall'altra parte del sentiero, oppure si può decidere di scoprirlo. Ok? Fa male lasciare andare qualcuno, ma talvolta andarsene è necessario. Quanta profondità, ragazzi, quanta profondità. Io ogni volta prendo la levetta sbagliata. Di qua. Allora, una fanciulla che guarda da lontano e c'è un'altra persona. Due amiche che fanno un'avventura in una foresta piena di insidie. Un albero dove incidono i loro nomi. Proseguono lungo i binari. Mettono un lucchetto per rafforzare il loro rapporto e renderlo eterno. E basta, è finito. E questo è il prossimo capitolo, ok, a posto. È più profondo di quello che può sembrare questo giochino, eh? Eh sì. Non male, non male, sì. Devo dire che è molto, molto carino. Questo Unravel si sta dimostrando davvero interessante, eh? Assolutamente. Poi domani lo proseguiamo e vediamo un po' gli altri capitoli cosa tratteranno. Ricordo comunque che mercoledì c'è la prossima fase del torneo, quindi arriveranno finalmente le semifinali e cominceremo con Casbraticus contro Venti the Slave, quindi mercoledì alle 23, eh? Segnatevelo che ci saranno botte da Orbi. Per il resto, dai,
Per oggi è tutto dal vostro Light. Hasta la vista!